Buongiorno a tutti cari amici e bentrovati con questa nuova pillola di poesia. Io sono Marta Ossoli e oggi sono qui con voi per ricordare uno dei più importanti personaggi della letteratura italiana e internazionale, nonché personaggio ampiamente discusso, eclettico, controverso e indimenticabile della nostra storia. Siete curiosi di sapere di chi sto parlando? Vi dico solo che la madre, dandolo alla luce, gli disse: Figlio mio, sei nato il 12 marzo a Pescara di venerdì e sicuramente avrai davanti un grande futuro. Così fu, perché la persona che stava parlando è la madre di Gabriele D'Annunzio, il vate italiano. E che dire su Gabriele D'Annunzio? Iniziò con la sua produzione da giovanissimo, già a 16 anni pubblicò la sua prima raccolta di poesie e sicuramente è uno dei principali esponenti dell'estetismo italiano. Che cos'è l'estetismo? Allora, partiamo dalla premessa che siamo a cavallo tra 800 e 900, infatti D'Annunzio nacque nel 1863 e siamo in un periodo di forte crisi sociale, forte crisi di valori. Il positivismo non ha dato i risultati sperati, quindi la fede nella scienza, la fede nella ragione non ha esaurito ciò che l'uomo va cercando, l'esigenza di spiegazione del tutto, del senso del reale non viene esaurita attraverso la ricerca della ragione. E qui gli intellettuali dell'epoca, tra cui D'Annunzio, si rifugiano in quella che è l'estetica, la scoperta dell'arte, l'arte come valore imprescindibile della vita, fare della propria vita un'opera d'arte. Ecco, a questo proposito vorrei proprio aprire una parentesi, perché sento davvero una grande affinità con questo periodo storico che stiamo vivendo in questo momento e il periodo storico di crisi in cui D'Annunzio inizia a operare, a scrivere. Perché anche noi, sento, siamo rimasti un po' orfani della tecnologia. Abbiamo visto che tutto questo progresso tecnologico durante questi mesi di Covid non ci ha aiutato a stare meglio, o perlomeno ho sentito da teatrante la grande mancanza di quella che è l'arte, la poesia, il vivere spirituale. È stata data priorità giustamente alla sopravvivenza fisica, materiale, ma noi non siamo quello, noi abbiamo bisogno di altro per vivere pienamente. E quindi vorrei sperare in un futuro rilancio dell'arte. Un rilancio che è necessità proprio sociale, di riscoperta della sacralità del mistero. La cosa bella anche del pensiero di D'Annunzio è quella di non avere la pretesa sciocca di spiegare con la ragione la realtà. La realtà è misteriosa, la realtà va colta attraverso non la ragione, ma attraverso l'istinto, la sensualità, la perdizione dei sensi. E grazie a questo riconosciamo noi stessi il nostro mistero, che siamo nel mistero della natura, la natura che contiene il divino. E in questo senso c'è un forte richiamo a quello che era l'antichità classica, al panteismo che predominava all'epoca. E questa ricerca del mistero può essere espressa in maniera eccelsa da chi? Dal poeta, colui che ha dalla sua parte la padronanza del verso. Il verso, come dice nel Piacere, un suo celeberrimo romanzo dedicato appunto all'estetismo, il verso è tutto. Vi leggo giusto due righe per rendere l'idea di quello che D'Annunzio va spiegando. Il verso è tutto. Nella imitazione della natura, nessun strumento d'arte è più vivo, agile, acuto,
vario, multiforme, plastico, obbediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile di un fluido, più vibrante di una corda, più luminoso di una gemma, più fragrante di un fiore, più tagliente di una spada, più flessibile di un virgulto, più carezzevole di un murmure, più terribile di un tuono. Il verso è tutto e può tutto. Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione. Può definire l'indefinibile e dire l'ineffabile. Può abbracciare l'illimitato e penetrare l'abisso. Può avere dimensioni d'eternità, può rappresentare il sopraumano, il soprannaturale, l'oltremirabile. Può inebriare come un vino, rapire come un'estasi, può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro corpo, può infine raggiungere l'assoluto. Funzione quindi della poesia e del poeta che solo fra la massa riesce a padroneggiare il verso è quello di riconoscere innanzitutto l'armonia, il sacro, il divino che c'è nella natura e completarne l'opera traducendolo attraverso la parola ed evocando l'ineffabile, ciò che la razionalità, la ragione non può dire. E come lo fa? Lo fa attraverso un grande rigore, una grande ricerca formale che si traduce spesso in espressioni auliche, nell'utilizzo molto sapiente delle figure retoriche e come vedremo in D'Annunzio la musicalità del verso è tutto e questo lo rileviamo in particolare nell'Alcione, il terzo libro delle sue laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. E è una sorta di diario di una vacanza in Versilia con l'amata, come ben sappiamo, Eleonora Duse, attrice a cui si lega un amore tormentoso e tormentato, quello che lega appunto il vate e questa donna d'arte. E in particolare il primo componimento su cui vorrei porre l'attenzione è La Sera Fiesolana, componimento meraviglioso, celeberrimo, che fa saltare subito all'occhio quello che è il concetto di mistero, il sacro mistero che non va svelato e che la natura racchiude. E D'Annunzio diceva: non dateci il vero, dateci il sogno, noi vogliamo rifugiarci nell'ignoto. Ed è quindi sempre attraverso i sensi, questo lo dico anche da attrice, il recitare ad alta voce, pronunciare i versi di D'Annunzio, proprio stimola i sensi, stimola le labbra, la lingua, i denti, che sono parte fondamentale dell'immaginario d'Annunziamo, se poi pensiamo che la stessa natura nella Sera Fiesolana viene personificata, abbiamo questa sera dal volto pallido, il nascere della luna, dal volto di perla, e una sera che ha dei grandi umidi occhi, ove si tace l'acqua del cielo. La sera che viene cinta da una cintura diventa proprio la personificazione di quello che è l'attesa d'amore con la donna che è presente col poeta e al quale egli indica il mistero che tocca le colline diventano addirittura delle labbra chiuse che nascondono un segreto, ma che l'anima non deve smettere di interrogare e di amare ogni volta d'amore più forte. E quindi vorrei dedicare a tutti voi questa lauda meravigliosa all'arrivo della sera, all'arrivo dell'estate. È una poesia di trasformazione, di mutamento,
La sera diventa notte, la sera con la sua pura morte regala il palpitare delle prime stelle e la primavera diventa estate con l'ultima pioggerella di giugno. Fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie silenzioso e ancor s'attarda all'opra lenta sull'alta scala che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie cerule. E par che innanzi a sé distenda un velo ove il nostro sogno si giace. E par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sì, pel tuo viso di perla o sera e pei tuoi grandi umidi occhi ove si tace. L'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera, ti sien come la pioggia che bruiva, tepida e fuggitiva, con miato lacrimoso della primavera, sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini dei novelli rosei diti che giocano con l'aura che si perde e sul grano che non è biondo ancora e non è verde. E sul fieno che già patì la falce e trascolora, e sugli olivi, sui fratelli olivi, che fan di santità pallidi i clivi e sorridenti. Laudata sì, per le tue vesti aulenti, o sera, e pel cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Io ti dirò, verso quali reami d'amor ci chiami il fiume, le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano nel mistero sacro dei monti. E ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni uman desire, e nel silenzio lor sempre novelle consolatrici, sì che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più forte. Laudata sì, per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle. E infine vorrei lasciarvi con il capolavoro celeberrimo di Gabriele D'Annunzio, che è La pioggia nel pineto. E anch'essa, questa poesia è contenuta sempre nell'Alcione e prosegue nel tema della metamorfosi, nel tema del varcare la soglia dell'umano. E infatti abbiamo il poeta e la sua donna, la sua amata, che in questo poema viene indicata con nome Ermione. Ermione, riprendendo la tradizione mitica greca che è molto presente all'interno del componimento, era la figlia di Elena e Menelao. E questa donna, Ermione, guidata dal poeta che le impone il silenzio, le impone di dismettere gli abiti civili per addentrarsi in un mondo altro. Il mondo appunto del mistero naturale che racchiude il mistero divino. E piano piano, con lo scrosciare della pioggia, la metamorfosi si compie e i due amanti piano piano vengono trasformati in creature terrestri, in creature silvane. E abbiamo proprio un richiamo anche ovidiano delle metamorfosi della tradizione greca. E da attrice quale sono, questa situazione molto agreste, bucolica, mi fa ricordare senza dubbio l'opera shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate.
dove gli amanti di notte si rincorrono nel bosco e vengono presi dagli spiriti del bosco e diventano a loro volta creature al di là dell'umano. Se penso al capo degli artigiani, Bottom, che vittima di un incantesimo diventa una creatura con la testa di asino. Bene, qui Ermione diventa uno spirito silvestre e, come vedremo, entrambi gli amanti vengono allacciati da questo intrico che gli lega le ginocchia, un processo assolutamente sensuale di percezione della pioggia che cade, che monda, purifica da quello che è il nostro essere umani, ci fa tornare alla situazione primigenia di fusione col tutto, l'io che diventa un tutt'uno col mondo e che da lì riceve la spinta, la forza vitale per a divorarselo questo mondo, come un pomo. D'Annunzio diceva: come un pomo io ti succhierò, un mondo. Non mi resta quindi che augurarvi un buon ascolto di questa poesia e vi auguro di abbandonarvi a questa musicalità, a questa sensualità che accompagna l'ascoltatore verso dopo verso e di ricevere dalla natura tutta quella spinta, quella forza vitale che ci accomuna a lei e di cui abbiamo tanto bisogno. Abbandoniamoci a questo sogno. Taci sulle soglie del bosco. Non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini, scagliosi ed irti, piove sui mirti, divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude e novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi. La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto, il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura né il ciel cinerino, e il pino ha un suono, e il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, stromenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome uliscono come le chiare ginestre. Oh creatura terrestre che hai nome Ermione, ascolta, ascolta. L'accordo dell'aereo cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. Solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non sode voce del mare, or sode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta,
nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, oh Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tuesca, e tutta la vita in noi è fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude e novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. O Ermione.